a questo nuovo video dedicato ad iOS 7, in particolar modo a Siri, l'assistente virtuale, e poiché con il nuovo sistema operativo viene migliorato non soltanto nelle funzioni, abbiamo tante possibilità in più, ma anche nella voce. Quella italiana risulta essere molto più naturale, anche se manca la voce maschile che invece è presente in iOS 7 per la lingua inglese, francese e tedesca. In Italia ci dobbiamo accontentare della donna, ma con una voce notevolmente migliorata. Andiamo subito ad attivare Siri, si attiva sempre con il tasto Home. Ciao Siri, come stai? Sfiacente, non ho capito. Ciao Siri, come stai? Felice di esistere. Bene, ora ha risposto perfettamente. Andiamo a vedere quali sono altre funzioni di Siri. Ricordiamo che è sempre una beta, quindi potrebbero esserci degli errori, come abbiamo già visto adesso all'inizio. E comunque avete già percepito una voce più naturale. Proviamo ad esempio le previsioni meteo, una funzione che già c'era ma che adesso viene migliorata. Domani pioverà? Non sembra che pioverà domani. Mostrami le previsioni di oggi. Previsioni del tempo per oggi. Quindi mi mostra tutte le previsioni in maniera dettagliata. Adesso Siri si integra anche con Twitter. Ad esempio, possiamo vedere i tweet di un nostro amico. Mostrami i tweet di Andrea Cervone. Serie di tweet di Andrea Cervone. Vedete, possiamo anche scorrerli in questo modo, visualizzare gli ultimi tweet scritti dal nostro Andrea Cervone. Ovviamente si rifarà le solite cose simpatiche, cantare canzoni, raccontare barzellette e così via. Noi le tralasciamo perché non sono delle vere e proprie novità. Una grande novità è che adesso Siri si integra con Wikipedia, quindi possiamo avere informazioni, tutte le informazioni presenti sull'enciclopedia online, le possiamo chiedere e leggere su Twitter. Ad esempio, la capitale della Francia. Mi Informazioni al riguardo. mostra Parigi con le informazioni. Se andiamo in basso, vedete, abbiamo popolazione e così via. E vedete, c'è Wikipedia come fonte di questa informazione. Ora, Siri dà anche molte più informazioni su. Vedete, lo sto scorrendo, possiamo tornare indietro in tutte le informazioni che abbiamo già chiesto. Sui film, ad esempio, la trama de Il Padrino. Ce ne sono tre, ad esempio, prendiamo il primo Ecco la trama del film Il e mi Padrino. mostra la trama. Anche in questo caso con tanto di immagine. In che film ha recitato Robert De Niro? Gli ultimi 25 film con Robert De Niro. Possiamo vedere, vedete tutti gli ultimi film, possiamo anche aprirlo e leggere le informazioni. Se torniamo indietro possiamo scorrere anche gli altri. Possiamo poi anche avere altre informazioni sui. Possiamo avere altre informazioni sui film, ad esempio. Chi ha recitato nel Padrino? Mi dispiace, non ho. Quali sono gli attori del Padrino? Quale di questi ti interessava? Cerco il padrino. Il padrino è con Sterling Hayden, Richard Conte, Talia Shire. Ancora, possiamo chiedere anche chi ha diretto un determinato film e così via. Quindi sui film Siri ora è molto molto più completo. Ovviamente possiamo effettuare ricerche su internet. Una novità è che queste ricerche fatte da Siri vengono effettuate su Bing, il motore di ricerca di Microsoft, e non più su Google. Trova cane su internet. Guarda questo. Mi trova, vedete, le varie informazioni, come se andiamo in basso, possiamo anche visualizzare le immagini direttamente da qui, altri risultati, vedete, consigliati, tra quelli più ricercati, e ovviamente vediamo qui in basso Bing. Posso ovviamente aprire
una foto e visualizzarla sullo schermo. In questo momento non carica, ma vi assicuro che si possono visualizzare. Ripetiamo che iOS 7 è sempre una beta, lo stesso Siri è ancora in beta. Altre informazioni curiose. Quanti anni ha Del Piero? Alessandro Del Piero, 38 anni. Quanto pesa Milito? Potrei sbagliarmi, ma credo che Diego Milito pesi 78 kg. Quando è morto Alessandro Manzoni? Morte di Alessandro Manzoni per il 22 maggio 1873 all'età di 88 anni. Quindi abbiamo comunque tante informazioni prese sempre da Wikipedia. Ancora, dove è nato Alberto Sordi? Non ho capito bene. Dove è nato Alberto Sordi? Il luogo di nascita di Alberto Sordi è Roma. E mi dà le indicazioni, vedete, di Roma con tanto di mappa che io adesso ho volutamente aperto, cliccando sull'apposita schermata. Torniamo indietro. Riattiviamo Siri. Ancora possiamo chiedere ovviamente tutte le informazioni tipiche, quindi di chiamare, non ve le faccio vedere perché erano già presenti nelle precedenti versioni, chiamare un contatto, lanciare un'applicazione, dire ad esempio scrivi a Francesco che sto arrivando e lui scrive il messaggio, ricordami un appuntamento, mostrami un appuntamento, la classifica della serie A, portami a casa di Giovanni e lui mi porterà a casa di Giovanni se ovviamente il mio contatto Giovanni ha l'indirizzo, abbia visto Twitter, possiamo creare un post su Facebook direttamente, quindi scrivi su Facebook, possiamo trovare un ristorante in una determinata città, le informazioni sui film, possiamo chiedere di avviare un brano, possiamo ad esempio dire ricordami di chiamare mia madre e creerà un promemoria, possiamo dire a Siri invia un'email a Luca dicendogli che domani spostiamo l'appuntamento e lui creerà automaticamente l'email. Il metro, le azioni, quindi la borsa, la sveglia, svegliami domani alle 7, ecco tutte cose che già conoscevamo di iOS di Siri e che comunque potete trovare su iPhone Italia se non avete avuto modo di vederle in passato. Possiamo scrivere note, effettuare ricerche su internet, lo abbiamo visto. Possiamo ad esempio ancora sfruttare Wikipedia. Mostrami la tavola periodica. Ancora vedete quindi tutte le informazioni con altri consigli. Un'altra novità di Siri in iOS 7 è la possibilità di gestire alcune impostazioni. Ad esempio, diminuisci la luminosità. Luminosità dello schermo. Ancora, disattiva 3G. Schiacciante Giuseppe. Disattiva 3G. Perfetto, ho disattivato dati cellulare. Possiamo anche riattiviamole. Attiva 3G. Cellulare. Ok, ci siamo. Possiamo anche cercare delle domande, ad esempio. Quanto costa il pane? Questo. E vedete, mi propone le domande, molte prese da Yahoo Answer, ma anche da Internet, quindi le domande principali su quello che appunto gli ho chiesto. Quindi, e poi abbiamo detto ci sono tantissime altre cose, non so. Scrivi a mamma che faccio tardi. Inviarlo.
Vedete, mi ha già messo mamma e faccio tardi. Ovviamente annullo. Il messaggio non viene avviato. Posso fare tantissime altre cose, ad esempio, portami da Adele. Per Adele casa. E troviamo le informazioni, vedete, per raggiungere la casa di Adele, aprendo direttamente mappe e tutte le informazioni per raggiungerlo partendo da casa mia. Siri, quindi, si è notevolmente rinnovato, è migliorato sotto diversi punti di vista, ha delle funzioni in più e ha una voce più naturale, possiamo cercare su Wikipedia, ha molte più informazioni, quindi sicuramente è stato migliorato, va migliorato un po', ecco là, il riconoscimento vocale, anche se rispetto ad iOS 6 ho notato anche in questo caso un leggero miglioramento. Siamo sempre in una versione beta, aspettiamo la release finale.